Tripudio di sapori, profumi e colori, musica, folklore e bellezza, Alesto Hai di Agrigento, Bacco, il dio del vino, inebria, visitatori, artisti e turisti all'ombra della Valle dei Templi, nei giorni della 67esima edizione della Sagra del Mandorlo in Fiore. Nella valle è una promozione che noi stiamo facendo con le aziende vinicole del territorio, possibilmente a tutti i gruppi folcloristici che vorranno avvicinare qui, venire ad assaggiare i nostri vini che vengono prodotti nella nostra provincia, nel nostro territorio, in maniera tale da pubblicizzarli anche all'estero. E sono otto aziende che sono distribuite in quattro oasi, in maniera tale da avere dei sommelier a disposizione che possono presentare i vini, che possono spiegare le caratteristiche organolettiche dei vini e quindi farli assaggiare. Il tutto abbinato con un paio di formaggi sempre del territorio, in maniera tale da approfittare sempre di questa occasione splendida di promozione anche per far assaggiare dei formaggi squisiti che produciamo qui nell'Agrigentino. Stiamo provando a far conoscere al mondo intero quello che di più buono abbiamo sul nostro territorio. Tema prevalente il vino agrigentino, è un prodotto eccellente nel nostro territorio, ma lo facciamo accostandolo al formaggio agrigentino e altri prodotti tipici del territorio. Lo stiamo facendo con i gruppi folcloristici, con i responsabili dei gruppi folcloristici, con la truppe che è al seguito dei gruppi folcloristici, per lasciare un segno della nostra provincia a coloro i quali vengono in maniera spontanea sul nostro territorio. Quanto è importante valorizzare l'enogastronomia e l'eccellenza del territorio in un'ottica di sviluppo turistico ed economico della provincia? Ma senta, noi il nostro obiettivo è quello di legare il territorio alle nostre produzioni. Non potremmo prescindere dal territorio, dalla meravigliosa Valle dei Templi, per promuovere le nostre eccellenze enogastronomiche. Ma l'indirizzo è proprio quello di creare un turismo enogastronomico. Con questo connubio potremmo dare qualcosa in più al nostro territorio. Quali le aziende e i vini in vetrina durante questa iniziativa? Allora, abbiamo stasera presenti otto bellissime aziende del territorio agrigentino che ci rappresentano in pieno, in quanto i prodotti che hanno portato in degustazione per questa manifestazione all'Osto Hai sono veramente i prodotti chicca che li rappresentano al pieno. Abbiamo l'azienda La Torre del territorio di Grotte e Racalmuto, con due vini in degustazione, un Nero d'Avola e due Neri d'Avola, uno il Bovo e uno il Villanoce. Poi abbiamo la Cantina Miccina con altri due vini, sempre vini autoctoni del territorio. L'azienda Viticoltore Associati di Canicattì con tre stasera referenze in degustazione, due bianchi sempre autoctoni e un rosso, l'azienda De Gregorio di Sciacca, l'azienda Cummo del territorio di Canicattì, l'azienda Monreale di Favara con sempre due vini in degustazione, Monreale ha portato sia un bianco che un rosso, l'azienda Rizzuto e Guccione di Cattolica Eraclera e per finire l'azienda Piana degli Angeli di Menfi. Questi hanno portato veramente quello che li rappresenta al meglio e stasera i gruppi stanno apprezzando moltissimo quelli che sono i prodotti del territorio locale che ci rappresentano e che speriamo possano uscire fuori da quello che è l'organigramma economico del territorio agrigentino.